Ciao a tutti, vedete i follower della Ferie Family Film, benvenuti a questa nuova recensione della quarta puntata di WandaVision, come gli scorsi venerdì, come sarà per altri 5 venerdì. Allora, come sempre questa recensione sarà divisa in due parti, una prima parte senza spoiler e una seconda parte invece come spoiler, con degli spoiler, ma vi avvertirò. Allora, senza spoiler, io la scorsa puntata, la terza, avevo detto che era molto simile alle due precedenti, e questa cosa che avevo detto molto simile ha fatto girare un po' le balle ad alcune persone che hanno commentato, però era vero, molto simile nel senso che il focus era ancora WandaVision, noi vedevamo le cose dall'interno, vedevamo appunto tutto attraverso il punto di vista principale di Wanda e Visione. Alla fine della scorsa puntata, come avete visto, c'era invece, diciamo, un cambio di prospettiva e io speravo che in questa quarta puntata si proseguisse in questa lunghezza d'onda, si vedesse appunto le cose, diciamo, da una prospettiva diversa, ed è effettivamente quello che succede in questa quarta puntata, una quarta puntata che ti spiega molte cose che sono successe prima, di vedere le cose da una prospettiva diversa. E ti fa capire anche un po' il senso di questa serie, perché, come ho detto nelle scorse tre puntate, è tutto molto bello, tutto molto interessante, però ecco cosa stava succedendo, perché vedevamo questa sitcom anni 50, 60, 70 e nelle tre stagioni, nelle prime tre puntate, perché la vedevamo, che senso aveva, come era legato questo al Marvel Cinematic Universe, come era tutto connesso. Sì, si poteva grosso modo intuire, soprattutto la seconda e la terza puntata, si poteva intuire, e lo dicevo anche nella recensione, come poteva essere tutto collegato. In questa quarta puntata, diciamo, i nodi iniziano a venire al pettine, senza andare troppo in dettaglio, senza fare spoiler, si comincia appunto a capire meglio quello che sta succedendo. In generale è una puntata diversa dalle prime tre e l'ho apprezzato, se vogliamo, diciamo, è una puntata artisticamente meno riuscita rispetto alle prime tre, perché, diciamo, manca un po' quella comicità, quella creazione artistica, quella appunto ambientazione passata retro vintage che aveva, diciamo, fatto un po' la fortuna delle prime tre puntate. Ecco, questa quarta puntata manca un po' questa stessa perizia, questa stessa capacità, e quindi, insomma, da questo punto di vista è un po' meno riuscita artisticamente. Però a livello narrativo, a livello appunto di portare avanti proprio la trama concretamente, è, diciamo, sicuramente una puntata necessaria, una puntata importante, perché ecco, porta avanti la trama. Ci sono appunto diversi easter eggs, ci sono diversi appunto personaggi, anche vediamo cose appunto che chi conosce l'universo cinematografico della Marvel, che io conosco, diciamo, solo marginalmente, ha sicuramente riconosciuto e ha apprezzato, ha visto appunto che ha sicuramente fatto piacere rivedere alcuni personaggi, alcune cose, alcune situazioni. Ed è tutto sommato una puntata molto buona, mi è piaciuta, e diciamo adesso i nodi vengono un po' al pettine, perché ci sarà da portare avanti adesso questa storia senza poter più, diciamo, contare sull'effetto sorpresa, sul fatto appunto di spiazzare un po' lo spettatore, divertirlo con questa appunto sitcom. Adesso, diciamo, le cose devono necessariamente evolvere, devono necessariamente anche diventare, dovranno diventare anche sempre più legate, connesse con l'universo cinematografico della Marvel, e non sarà facile, diciamo, mantenere la stessa qualità, lo stesso interesse anche appunto una volta che, diciamo, il trucco viene svelato e verrà svelato, quindi sicuramente c'è questo. Poi ecco, io una cosa che ci tengo a dire è il fatto che sono una persona che ha seguito l'universo cinematografico della Marvel, mi sono visto tutti i film, ho apprezzato anche alcuni di quei film, altri meno, alcune delle recensioni trovate anche su questo canale. Non sono un super nerd, nel senso che non sono una persona che ha letto fumetti. Un'altra cosa che mi hanno detto nei commenti al scorso episodio è: sì, tutto quanto legato ai fumetti, eccetera. Io i fumetti non l'ho letto, l'ho detto anche nella recensione della prima puntata. È una cosa che mi manca, non perché non mi interessi o non perché sia snob nei confronti di fumetti, cosa appunto culturalmente inferiore. No, semplicemente non ho mai avuto questo interesse e adesso non avrei nemmeno il tempo di mettermi lì a recuperare tutte le mille storie che ci sono appunto legate al mondo della Marvel, come appunto al mondo DC, quando escono appunto film o serie legate all'universo, al mondo del DC Comics. E quindi, ma questa è una cosa che ci tenevo a dire. Io giudico il prodotto in sé e lo giudico anche in relazione al Marvel Cinematic Universe, non pensate di ottenere da me: ah, questo c'è nei fumetti, questo compare qua. Tutti i riferimenti che io riesco a cogliere sono i riferimenti appunto che compaiono appunto nei film. Quindi questa una precisazione che mi sembrava giusto fare. Vi lascio 2 secondi per andarmene se non volete sentire spoiler. Allora, si capisce tutto, nel senso che vediamo le cose dalla prospettiva di Monica Rambeau. Nella scorsa puntata scoprivamo questo personaggio, Geraldine, si vedeva appunto, sì, scopriva essere, diciamo, il personaggio che interpretava Monica Rambeau, la figlia appunto dell'amica di Captain Marvel, compariva appunto nel film di Captain Marvel. E questa puntata qua
La vediamo dal punto di vista suo. Lei è una delle persone che scopriamo essere scomparse per colpa di Thanos, è stata riportata indietro poi da Iron Man. Ritorna appunto, che faceva parte dello Sword, ritorna appunto in questa agenzia segreta gemella dello Shield, e inizia a investigare su Westview. Casualmente, semplicemente c'è un caso di persone scomparse che sta investigando anche l'FBI. Si arriva appunto a Westview e questo paese semplicemente è irraggiungibile, non si può arrivare, nessuno si ricorda appunto della sua esistenza tra le persone locali. Monica Rambeau però, diciamo, con il suo carattere forte decisionista, entra in questa, attraversa il campo di forza, entra e diventa uno dei personaggi quindi di questa sitcom creata da Wanda. E noi poi vediamo appunto dal punto di vista proprio di Sword, di questa appunto società segreta e del centro operativo che viene creato attorno a Westview, vediamo appunto tutto il loro punto di vista. Ritroviamo anche personaggi, per esempio Darcy, che era comparsa anche nei primi due film di Thor, nel primo e nel secondo, nel terzo non mi sembrava che ci fosse, se non vado errato. Vediamo appunto tutto dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva, sua, diciamo, delle altre persone che stanno investigando, fanno parte appunto di Sword. Vediamo appunto che l'apicoltore che compare era un agente che è stato inviato dentro. Vediamo appunto anche Geraldine che viene cacciata fuori, viene rimandata fuori, e diciamo le cose stanno un po' così. Si capisce appunto anche che Wanda è cosciente, perché appunto sa, diciamo, non è una cosa che le è indotta, è una cosa appunto che lei fa coscientemente, vuole creare appunto per elaborare sicuramente il suo lutto per la verde divisione. Ha creato appunto questo mondo segreto, raggiungibile, perfetto, e lui si capisce appunto perché si rende conto che Monica Rambeau viene da fuori, la caccia fuori, e poi appunto dice no, non ce ne possiamo andare da qua, quando Vision suggerisce che se potrebbero anche andare, iniziare una vita dove vogliono, dice no, non ce ne possiamo andare da qua. Quindi fa capire appunto che Wanda è perfettamente lucida, perfettamente cosciente. C'è il momento molto molto inquietante quando appunto vede Vision e le compare come cadavere, quindi appunto lei sa tutto, non è, diciamo, una cosa non è una cosa indotta dall'esterno, non è appunto un caso di dissociazione della personalità. Cioè lei è una cosa ovviamente abbastanza, come dire, psicotica, un modo estremo di elaborare il lutto, però è comunque cosciente, sa quello che sta succedendo. E quindi appunto adesso le prossime puntate dovranno essere un po', diciamo, il tentativo dello Sword, delle varie persone che stanno lavorando, Darcy, Monica, anche John Wool, agente appunto dell'FBI che sta lavorando al caso, di in qualche modo riuscire a entrare in contatto con Westview, con il mondo appunto all'interno di questa bolla creata da Wanda, e alla fine appunto anche far scattare un po' Wanda e farla un po' uscire, trovare un modo di far elaborare il lutto che non preveda, diciamo, questa segregazione volontaria del mondo. Non so sinceramente cosa inventeranno, non so se compariranno in scena altri personaggi, magari altri personaggi di alto calibro, perché d'accordo, Darcy è un personaggio abbastanza riconoscibile, era un po' la spalla comica in Thor, nei primi due film di Thor, però sì, non è uno che sia uno dei grandi personaggi dei film della Marvel. Non so se per far uscire Wanda da questa, diciamo, bolla, troveranno appunto e arruoleranno il personaggio un po' più in alto nella gerarchia del Marvel Cinematic Universe. Non lo so, questo, diciamo, resta ancora da vedere. Però ecco, molto interessante come cosa, molto interessante. Adesso, diciamo, il rischio è di ci mancano ancora 5 puntate, 5 puntate completamente ambientate a Westview. Rischia di essere un po' statica come cosa. Adesso sicuramente almeno un paio di puntate serviranno, forse anche 3, per trovare un modo per entrare dentro Westview, creare un dialogo con Wanda, cercare appunto di farle capire che la realtà che ha creato lei è una realtà fasulla e che deve appunto affrontare invece il mondo vero, con anche i suoi drammi, le sue sofferenze, eccetera. Poi ecco, spererei che la serie andasse un po' anche oltre, che la serie appunto riuscisse a dare qualcosa in più, perché per carità, una serie solamente sul dramma interiore di Wanda può avere anche un suo senso, però rischia di essere anche un pochettino così fine a se stessa, nel senso che d'accordo, poi Wanda magari alla fine, l'ultima puntata, decide appunto di affrontare il mondo, lascia andare Visione, ricomincia appunto, riprende in mano la sua vita, e questo, diciamo, la fa essere pronta poi per i prossimi film. Doctor Strange 2 penso sia il prossimo in cui lei debba comparire, e d'accordo, però diciamo resta un po' una serie isolata. Se invece questa serie andasse un pochettino, fosse un po' più preparatoria anche per il film, e diciamo con Westview
la finiamo nella settima puntata, l'ottava, la nona, invece vediamo appunto cose che ci preparano, poi ci lanciano molto più da vicino per il film, pur dando una sua conclusività alla serie, forse sarebbe meglio. Qui il rischio è un po' quello, se vogliamo fare un po' il prodotto fine a se stesso, molto ben fatto, molto interessante, ripeto, mi sta piacendo, quindi nei commenti, ecco, tenete in considerazione questa cosa, mi sta piacendo come serie. Però ecco, il pericolo è quello, non riuscire a darle un senso che non sia appunto in sé concluso, ma che ci dica e ci dica qualcosa anche sull'universo cinematografico della Marvel. Quindi ecco, queste sono le mie opinioni a riguardo, fatemi sentire pure le vostre nei commenti, se anche mi dite su, insomma, non è che mi dia particolarmente fastidio, siete liberissimi di farlo, a me va bene discutere con tutti e con chiunque. Mettete un piace se vi è piaciuto, iscrivetevi anche al canale della Fairy Family Film se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche sui social, su Instagram e su Facebook c'è la pagina della Fairy Family Film, su Instagram abbiamo appunto la pagina della Fairy Family Film, anche di Tolkien Time, la nostra rubrica, anche della Fairy Family Books, un blog appunto di letture e recensioni che stiamo curando. Che un sacco, se vi piace quello che stiamo facendo, avete un sacco di possibilità per interagire con noi e per seguirci. Per questo video tutto, ci vediamo molto presto con altri contenuti dalla Fairy Family Film. Un saluto a tutti.